Buonasera e benvenuti a quest'altra recensione di Recensioni Veloci. Questa sera parleremo di questo stabilizzatore della Lofter. Bene, è arrivato questo dispositivo che non è proprio un gimbal perché lavora praticamente su un asse solo, però è uno stabilizzatore per smartphone. Andiamo subito dentro a vedere com'è fatto. Ecco qui come si presenta questo, praticamente questa sorta di selfie stick però motorizzato. Ed è questa è la base, che tra l'altro permette anche una stabilizzazione con un treppiede. Lo vediamo subito. Ecco qui, abbiamo sia la base sia la parte superiore che si allunga, chiaramente creando una sorta di selfie stick. Qua il tasto per lo scatto, che anche in modalità chiaramente Bluetooth con dispositivi iOS o Android. E poi questa è la parte superiore, cioè la vera parte che crea la stabilizzazione, possiamo dire, con il motore. In dotazione abbiamo anche un cavetto chiaramente di ricarica e il manuale. Andiamo a vederlo montato per vedere un po' come funziona. Ecco qua, accendiamo il nostro dispositivo e come vedete già con la sua rotazione tiene lo smartphone in posizione. Vedete, in questo caso è una posizione verticale, davvero davvero molto utile. Il nostro gimbal ha il telecomando che è staccabile, quindi quando lo mettete in questa posizione, cioè in modalità self stick, diciamo, per videoregistrare o fare delle foto, potete chiaramente scattare direttamente in remoto togliendo il telecomando, che tra l'altro sulla base vedete ha l'ingresso per la ricarica. La stessa cosa per la testa che si occupa della stabilizzazione, vedete ha l'ingresso della ricarica. Quindi andiamo ad accendere il nostro dispositivo, vedete, che poi andrà in modalità ricerca per il vostro smartphone. Eccolo qui, Lofter. Abbiniamo. Ecco qua, vedete, luce fissa. Quindi abbiamo attivato la comunicazione del nostro self stick con lo smartphone. Ecco, questa è la modalità selfie praticamente. E come vedete potete scattare le foto. Chiaramente se mettete in modalità filmato vi permetterà di far partire la registrazione, quindi davvero molto utile da questo punto di vista. Lo stabilizzatore è progettato per il classico sistema pan following, quindi con l'orizzonte fisso, quindi la modalità più semplice, diciamo, di registrazione che trovate in tutti i gimbal. Vedete, spostate comunque il braccio ma lo smartphone rimane in posizione orizzontale, quindi riesce comunque, vedete, spostandovi anche lateralmente. Chiaramente adesso basta spostare un po' il braccio per evitare che venga beccato dalla fotocamera, ma vedete rimane orizzontale, quindi stabilizzazione ottimale per portarlo dalla posizione orizzontale alla posizione verticale. Per quanto riguarda lo smartphone basta premere per 2 secondi il tasto che trovate qua, vedete, vicino al LED, e ruoterà il nostro smartphone, quindi se vi serve per una registrazione o la fotografia in verticale. Vedete, basta premere e ruota in automatico. Molto molto semplice, vedete, qua adesso è in verticale. Uno strumento estremamente semplice ma molto versatile. Tra l'altro la struttura, pur essendo completamente di plastica, è molto molto robusta. Quindi in questa modalità potete tenerlo tranquillamente, altrimenti aprire la base e utilizzarlo per una modalità self-stick. Il manuale, anche in lingua italiana, molto semplice. Che dire, uno strumento molto carino, economico, e può essere utile sia per le fotografie ma soprattutto per i filmati.